Come anticipato e annunciato in diretta su RTL 102.5 il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Presidente, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon settembre a tutti. Buon settembre, sì, ha fatto bene a dire settembre perché ho già in serbo un paio di domande sulla scuola, ma ci arriviamo dopo. Partiamo invece dalle notizie più recenti, dal videomessaggio che è stato poi diffuso ieri in serata. La ripresa c'è, risale il PIL, più italiani che lavorano e le relative poi reazioni da parte dei sindacati e da parte degli industriali. Una buona notizia quindi. Beh, finalmente qualche buona notizia arriva, anche perché l'abbiamo sempre detto, se tu fai le riforme, cioè se tu cambi le cose che devono essere cambiate, poi i risultati arrivano. Noi oggi parliamo spesso della Germania. La Germania è un grande paese che sta facendo dei risultati strepitosi. La riforma del lavoro, il loro Jobs Act, loro l'hanno fatto in 3 anni tra il 2003 e il 2005. È chiaro che i risultati li stanno ricevendo, li hanno ricevuti in questi 10 anni con un'economia che tira, con un mercato che funziona. Se avessimo fatto anche noi 10 anni fa, però questo appartiene ai rimpianti, l'abbiamo fatto adesso e piano piano i risultati arrivano. Io credo che il dato interessante non sia tanto il numero. Certo, ci sono 235.000 italiani in più al lavoro rispetto a luglio del 2014 e quindi uno dice, beh, sono tanti numeri, certo. Però sono dei volti, delle storie, è il cinquantenne che riesce a ritrovare un posto di lavoro, è il ragazzo che firma finalmente un contratto che gli permetta di avere un mutuo, perché poi una delle cose interessanti è che negli ultimi 6 mesi più 82% di mutui per le famiglie, più 16% di finanziamenti alle imprese. Ci sono quei piccoli segnali che dicono che finalmente l'Italia è ripartita. Ovviamente c'è un sacco di lavoro da fare, c'è un sacco guai a chi si ferma adesso. Correre, correre, correre. Presidente, accennava Barbara Sala poco fa alle reazioni inevitabili, siamo un paese che poi vive costantemente in curva allo stadio e va bene, questo lo si sa, forse poteva mettere in conto la reazione quasi stizzita, ci verrebbe da dire, a leggere le parole del leader della CGIL Camusso, forse un po' più sorpreso invece dalla reazione di Squinzi, si è detto, anzi siete stati molto criticati di essere un governo un po' troppo confindustriale. Se dovessi guardare dalle reazioni, siamo un governo che non guarda in faccia a nessuno, non a caso ci criticano tutti ed è un bene così, perché noi non siamo il governo dei sindacalisti, noi non siamo il governo dei confindustrialisti o come si chiamano, noi siamo il governo di persone normali, semplici, che, come dire, stanno cercando di fare di tutto perché l'Italia si rimetta in moto. A me questa idea delle etichette, uno può dire, ma che rabbia che il giorno in cui ci sono 235.000 posti di lavoro in più, nemmeno quel giorno uno possa dire, beh, almeno questa la stiamo facendo. No, non basta. E va bene, bene così, giusto così. Prendiamo le critiche dei sindacati, Confindustria e di tutti loro come uno strumento per fare meglio. Anche perché, parliamoci chiaramente, agli italiani delle polemiche tra il politico e il sindacalista gliene frega niente, cioè proprio niente, 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 niente. Il punto vero è se hai un paese, come hanno visto i tanti italiani che sono andati in vacanza al sud, che ha delle meraviglie come il meridione d'Italia, come il mezzogiorno, e non riesce a sfruttarle, a noi ci prende la rabbia. Lasciamo stare politici, sindacalisti e Confindustria. Se tu vedi un paese che ha tutto per poter uscire finalmente dalla crisi e non esce dalla crisi perché continua a litigare nel pantano delle polemiche, allora sì che la gente si arrabbia. Ecco, io credo che i numeri siano questi. Per 50 anni l'Italia è cresciuta più di tutto il resto d'Europa. Questa è una cosa che a me colpisce sempre, però negli anni che vanno dal 50, anni del boom, quelli dei nostri genitori e dei nostri nonni, loro hanno fatto il boom, l'Italia cresceva più di tutti gli altri paesi. Poi dagli anni 90 l'Italia si è come fermata, bloccata, e se guardate le classifiche, il nostro paese è l'ultimo in Europa come crescita. Negli ultimi anni abbiamo fatto governo Monti 2012 meno 2,3%, governo Letta 2013 meno 1,9. Ora che siamo tornati non soltanto al più, ma al momento al più 0,6 e crescerà ancora nelle prossime settimane e mesi, io credo che si possa dire intanto torniamo a crescere, poi cercheremo di far meglio.
A proposito dei dati e la riflessione sul Sud, Presidente Renzi, ce n'è un'altra, l'abbiamo fatta anche con i nostri ascoltatori questa mattina, tanti stanno tra l'altro scrivendo al 349-349-1025, se è d'accordo dopo magari facciamo una sventagliata finale di risposte e domande modello tweet, per intenderci, nella durata. Il Sud, noi abbiamo un Nord... grosso modo è con tasso di disoccupazione all'8%, quindi poco oltre la Germania, di cui lei già ha detto abbondantemente. Sud 20 in media, non parliamo neanche dei giovani. Questo, come dire, è la fotografia plastica di un dramma. È la fotografia di un dramma. Che abbiamo fatto in questo anno? Filosofia? No, abbiamo cercato di evitare che la forbice si allargasse. Non facciamo discorsi astratti. Carinaro, fabbrica Whirlpool, Caserta, sembrava destinata alla chiusura, salvata. Taranto, Ilva, un indotto totale di 20.000 persone, sembrava destinata alla chiusura, decreto legge salvata. Reggio Calabria, la partita importante di Ansaldo che è stata venduta ai giapponesi, i giapponesi hanno detto vogliamo tutto tranne lo stabilimento di Reggio Calabria, abbiamo detto chi viene a prendersi quello si prende anche Reggio Calabria perché è uno stabilimento buono, valido, di persone di grande livello, è salvata anche quella. E potrei farle gli esempi da Gela fino alle questioni di Caserta o di altre zone del sud. Nel primo anno noi ci siamo dedicati essenzialmente a salvare dalle crisi occupazionali. E questo è un problema naturalmente, perché se tu sei a fare emergenza non riesci a fare strategia per il dopo. La vera strategia è quella di fare del sud non soltanto un luogo dove le cose funzionano bene, ma dove si possa coniugare la qualità della vita, la bellezza dei luoghi, con una dimensione di capitale umano, che è utilizzato un termine tecnico, vuol dire scommettere sull'intelligenza delle persone, che permetta al mezzogiorno finalmente di tornare a crescere. È vero che è difficile, ma la situazione è stata talmente messa male in questi anni che non possiamo altro che fare meglio. Ci dica un paio di idee, magari anche shock per il Sud, qualcosa che possa dare una speranza a chi la sta ascoltando. Noi faremo 15 momento. Accordi da qui al 31 dicembre, ovviamente con le realtà territoriali, da Taranto a Bari, da Reggio Calabria a Palermo, a Catania, alla Sicilia, che è una grandissima terra e che meriterebbe molto di più, alla Sardegna, a Cagliari, a Napoli, alla regione Campania, all'Abruzzo, quindi tutte le realtà, Basilicata, Molise, faremo in realtà con singoli impegni che si prende il governo. In cambio chiediamo che comuni e regione prendano impegni specifici, puntuali, verificabili, per cui lei e i veri normal people possano verificare concretamente se quella cosa è stata fatta, se quei fondi europei sono stati spesi o no, se ci sono state assunzioni a furbo oppure no. E questo tipo di impegno avrà una semplice caratteristica: la tempistica di realizzazione. Entro il 2016 devi fare questo, questo e quest'altro, il 2017 questo, questo e quest'altro, tutti i lotti della Salerno-Reggio Calabria quando devono essere terminati, con un processo di trasparenza totale. L'unica vera forma di rispetto per il Sud è la serietà, fare un elenco di provvedimenti e dare certezza dei tempi. Dopodiché trovi della gente straordinaria al Sud, trovi delle start-up a Palermo che fanno dei risultati incredibili, trovi un'effervescenza innovativa nel distretto aerospaziale della città metropolitana di Bari che è fantastico, trovi tanta bella gente che continua a investire non soltanto sull'agroalimentare o sul turismo, che quest'anno ha fatto più 20 nel mezzogiorno in media, ma che trovi anche nei settori tradizionali della manifattura. Insomma, la vera sfida per noi è smettere di piangerci addosso. Posso dire un esempio che riguarda anche voi. Voi siete stati tra i pochi, mi permetterete di ringraziarvi, a credere all'Expo quando non ci credeva nessuno. Cioè, un anno fa a quest'ora le parlare dell'Expo era roba da... Sì, portava male. Stavo per dire una parola che non dovevi dire alla radio, vabbè. Parlare dell'Expo non si poteva. Cioè, chi parlava io ero appena arrivato a Palazzo Chigi e mi dicevano tutti: mi raccomando, stacci lontano dall'Expo, lasciali fare, sarà un bagno di sangue, vedrete che figuraccia che faremo, la corruzione, gli appalti. Oh, parliamoci chiaro, noi siamo entrati con la scopa e con la ramazza, abbiamo creato l'autorità nazionale anticorruzione per cantone per far pulito, quindi non è che stiamo raccontando un film in cui tutto andava bene ed era soltanto un problema di narrazione o di racconto, c'era da far pulito, abbiamo fatto pulito. Però una volta che abbiamo fatto pulito, l'Expo oggi, a dispetto di quelli che dicevano ma chi verrà a Rho, non c'è nessuno, sarà un disastro, alla fine l'Expo è una roba per cui per visitare il padiglione del Giappone ci vuole 3 ore e mezzo.
Cioè, ora, magari meno, quindi anzi facciamo un appello, andare anche negli ultimi giorni a chi vuole l'Expo, però nelle ultime settimane è stato un incredibile bagno di folla, altro che bagno di sangue. Perché è accaduto questo? Perché l'Italia, quando smette di piangersi addosso e fa le cose, riesce sempre a realizzare dei capolavori. Mi piacerebbe che nel mezzogiorno facessimo lo stesso modo. Ha parlato di Expo, che al momento insomma sta registrando dei successi incredibili. Ne abbiamo parlato una manciata di minuti fa con il commissario Giuseppe Sala. Tra pochi mesi c'è un altro appuntamento importante, che è il Giubileo, in una città che è Roma, che negli ultimi tempi, soprattutto in questa estate, è stata sotto i riflettori. Marino, Gabrielli, il funerale di Casamonica, insomma, riusciremo per il Giubileo a fare bene così come è stato fatto per Expo? È una bella sfida, anche perché la partita di Roma non è la partita più semplice. Io ho visto, è da un anno che i politici romani discutono di tutta una serie di questioni, allora come si fa con le dinamiche, i rimpasti, le organizzazioni. Poi i cittadini di Roma, come delle altre città, chiedono che le città siano pulite, che non ci siano le buche per le strade, che ci sia un decoro, una qualità culturale, una qualità urbana. Queste sono le cose che i cittadini chiedono agli amministratori. Io ho fatto il sindaco e potevo fare tutti i discorsi di questo mondo sulle pedonalizzazioni e le start-up, ma gli anziani, ma anche i giovani, quando andavo a giro nella mia città, mi dicevano: sindaco, qui c'è da pulire di più, qui c'è da sistemare una strada. Quindi il primo tema è primum vivere, diciamolo in latino, mettere a posto, pulire, rimettere, riorganizzare. Certo, poi c'è la grande sfida del Giubileo. È una sfida che non è facile. Non è il Giubileo dell'altra volta. Il Giubileo dell'altra volta era largamente atteso, opere pubbliche a lungo pensate e concepite. Anzi, allora fu l'occasione per quella città, che la colse bene, fu ben amministrata, di riorganizzare e ripensare se stessa. Qui è un Giubileo che il Papa ha annunciato un po' a sorpresa, sorprendendo anche una parte della gerarchia. È un Giubileo diverso nell'impostazione, quindi meno opere pubbliche, però accoglienza, volontari, decoro e immagine della città. Io sono convinto che si possa finalmente fare un po' di cogliere l'occasione per fare un po' di pulito. Poi naturalmente, che devo dire, le polemiche di quest'estate sono polemiche abbastanza comprensibili, anche quando vedi quel funerale lì. Uno dice: ma come, perché non se ne sono accorti tutte le cose di questo mondo? Personalmente, adesso che non c'è più attenzione sui Casamonica e su quel funerale, vorrei dire che ora è il momento di preoccuparsi dei boss vivi, anziché continuare a far finta che non sia successo niente, andare a far funzionare meglio l'agenzia dei beni confiscati, confiscare a chi è mafioso o comunque vive nella criminalità tutte le ingenti ricchezze di cui dispongono questi signori. Cioè, vorrei che non è che, siccome è passata la notizia sui giornali, adesso non se la fila più nessuno, non ci fosse l'attenzione al tema della legalità e soprattutto della lotta alla mafia e alle varie forme di criminalità organizzata. Presidente Renzi, ci affacciamo un po' in Europa, poi le dobbiamo chiedere, le vogliamo chiedere, riservando qualche minuto a... anche se avremmo bisogno di ore per affrontare il tema epocale dei migranti, la sua posizione, l'attesa ovviamente per la posizione europea. Prima però, come dire, la strettissima attualità. Lei ha puntato molto sulla riduzione fiscale legata alla casa. Ieri, la parlo in giornalitichese per intenderci, è arrivata una bacchettata da Bruxelles. Come l'ha presa e come risponde? Come le rispondo in giornalistichese? Allora, se faccio anch'io il giornalistichese, le dico che valuteremo con attenzione tutte le riflessioni. Allora, se facciamo il Renzi, va. Un po' alla renzese le dico: questo modo di procedere con le dichiarazioni affidate a una fonte dell'Unione Europea, mettessero nome e cognome. Parliamoci chiaro, un'Europa che si gira dall'altra parte quando ci sono i barconi pensa di venire a spiegarci cosa fare sulle tasse? Cioè, c'è qualcuno a Bruxelles che, mentre l'Italia è sostanzialmente sola a salvare vite umane e a salvare anche la dignità, non soltanto dell'Italia, dell'Europa, di fronte a quello che accade, c'è qualcuno a Bruxelles che pensa di mettersi a fare l'elenco delle tasse che dobbiamo tagliare o non tagliare noi? Insomma, spero sia stato il caldo. Probabilmente c'era caldo anche a Bruxelles e noi non lo sapevamo, quindi le tasse che tagliamo le decidiamo noi. Questo è un paese un po' strano. Per anni nessuno ha tagliato le tasse, tutti ne hanno parlato.
Poi noi siamo partiti con tutti i limiti, perché io vorrei essere chiaro, io so che c'è da fare tanto, bisogna correre, insistere di più, però gli 80 euro, intanto 10 milioni di italiani sono arrivati. 80 euro vuol dire che 80 euro al mese sono 960 euro all'anno, e comunque un pochino, lo dice la Banca d'Italia, lo dice la Bocconi, sui consumi si sente, non è un caso che poi finalmente i consumi tornino a salire. 80 euro andati, 2014. 2015 abbiamo ridotto l'IRAP, e questo è un fatto importante per le aziende, il costo del lavoro, quindi la prima l'abbiamo fatta per chi ha un reddito sotto i 1500 euro, la seconda per le aziende, il costo del lavoro, la terza abbiamo detto la casa e l'IMU agricola e gli imbullonati. Perché questa operazione? Se lei è un pensionato che per 30 anni si è spaccato la schiena e si è pagato un mutuo, che ha fatto tutto quello che doveva fare mettendo da parte, facendo sacrifici, se il governo italiano decide di mettere fine a un tormentone ridicolo durato anni, Berlusconi sì, Berlusconi no, poi c'era Prodi, l'ICI, poi è arrivato Monti, ha messo l'IMU, abbiamo cambiato ICI, IMU, TASI e la tassa era sempre lì, io ho detto basta, facciamo pulito, diamo un segnale di serietà a quel pensionato o anche a una giovane coppia che si vuole comprare finalmente la casa, che magari è una di quelle che sta nell'82% di nuovi mutui aperti quest'anno. Dal prossimo anno non c'è più IMU e TASI. Italiani, segnatevi la data del 16 dicembre, che è l'ultima scadenza, la seconda rata quest'anno dell'IMU e della TASI, quello è il funerale della tassa sulla prima casa. Sarà l'ultima volta in cui gli italiani pagheranno la tassa sulla casa, punto. Questo lo decidiamo noi, non Bruxelles. Il prossimo anno, nel 2017, quindi nella stabilità del 2016, che entrerà in vigore nella stabilità del 2017, nella stabilità che faremo nel 2016, ma che entrerà in vigore nel 2017, ancora riduzione su una tassa che si chiama IRES, cioè la tassa, diciamo, per le aziende, e nel 2018 gli scaglioni IRPEF. Sono 5 anni di riduzione costante di tasse. Ci siamo fatti un gran mazzo a trovare le coperture, ora si immagina se poi ci mettiamo a discutere con qualcuno che da Bruxelles, quando c'è da parlare di immigrazione, è in ferie. Perché questi di Bruxelles, quando c'è da parlare di immigrazione, sono tutti in ferie. Quando c'è da parlare di tasse, si svegliano tutti insieme. Ecco, le tasse le abbassiamo da soli, grazie. Parliamo di migranti, perché è un argomento talmente grande che non si saprebbe nemmeno da quale lato iniziare ad affrontarlo. Quindi io mi rifaccio alle foto, alla foto che abbiamo commentato anche prima con Maria Latella in Non Stop News. Ieri l'assedio letteralmente di questa stazione di Budapest a tantissimi migranti, addirittura gas sui profughi. Insomma, immagini che lasciano il segno sicuramente, però la gente vuole capire che cosa si fa, insomma, per gestire questa che è davvero un esodo biblico, un esodo come non si è mai visto. La partita è molto complicata e io chiedo a tutti noi, per primo a me stesso, di avere la serietà, la saggezza, la capacità di andare in profondità del problema, perché non è un problema che si risolve con uno spot in un talk show la sera. Noi siamo in presenza di un dato di fatto oggettivo, e cioè che intorno a noi, nel Mediterraneo, per noi in particolar modo in Libia, ma per altri paesi europei, in particolar modo in Siria, c'è una situazione di instabilità dei singoli governi, causati da mille motivi che non possiamo stare qui a affrontare, anche di scelte internazionali, che portano queste persone a trovare facilmente un rifugio fuori dal proprio paese. Facilmente, per modo di dire, cioè rischiano la vita, rischiano la pelle, ma lo fanno perché lì non hanno più niente. Non sono necessariamente libici quelli che partono dalla costa di Tripoli o di Bengasi, vengono dall'Eritrea, vengono dalla Nigeria, vengono dalla Somalia, vengono dal Sudan e attraversano spesso dei viaggi della morte pazzeschi nel deserto. Molti di loro muoiono nel deserto, noi neanche li vediamo, neanche lo sappiamo. Questo esodo si combatte intanto sul breve periodo con una strategia europea, non lasciando l'Italia o la Grecia o altri paesi da soli, e in prospettiva con una scommessa che si chiama investimenti in Africa, cooperazione internazionale, creazione di un sistema internazionale in cui finalmente in quei paesi la gente possa stare. Se io creo occasioni di sviluppo e di economia nei paesi africani,
e questo dovrebbe essere il significato della cooperazione internazionale economica, è più facile che trovino posti di lavoro o comunque condizioni di vita, anche se molto diverse dalle nostre, vicino a casa che non rischiare la morte. Perché non è che uno rischia la morte perché deve provare o sfidare il rischio del pericolo. Dall'altro lato c'è un dato di fatto: non è possibile, come pensa qualche anima pia italiana e europea, ma noi li accogliamo tutti. Non si può fare, non è possibile, non è immaginabile, non sta né in cielo né in terra, non ci sono le condizioni. L'Europa tutta insieme deve gestire le politiche di rimpatrio, cioè l'Europa deve dire: caro paese Niger o Sudan, faccio degli esempi ma per chiarirsi, noi sigliamo un accordo, ti diamo un aiuto di cooperazione internazionale, ti portiamo investimenti e finanziamenti per lo sviluppo, tu però le persone che sono venute qui e che non possono stare te le riprendi e ti mandiamo il charter a spese europee. Questa è la posizione che il governo italiano tiene da 6 mesi, una politica europea. Ora, dopo quello che è accaduto, finalmente, anche se è drammatico perché sono accadute cose drammatiche a Calais, il tir a Vienna con quei bambini morti lì dentro in quel camion, le immagini dei treni in Macedonia, il muro in Ungheria e ovviamente tutte le vicende del Mediterraneo e la Grecia, i turisti greci che salvano in alto mare i profughi siriani. Dopo quello che è avvenuto, sembra che improvvisamente l'Europa si sia svegliata. Domani con il primo ministro di Malta faremo un incontro, faremo delle proposte insieme, ancora una volta continueremo a farle con Joseph Muscat su questo tema. Noi abbiamo bisogno di una politica europea che sia una politica che tiene insieme sia l'accoglienza di chi ha diritto che il rimpatrio di chi non ha diritto, ma nel frattempo di cercare di salvare quante più vite possibili. Quando io vedo un bambino chiuso nella stiva, non è che penso a dire: ah, ma non lo salvo se no perdo un voto. Non me ne frega niente di perdere un voto, quello è un bambino, potrebbe essere mio figlio, potrebbe essere vostro figlio. Poi devo creare le condizioni, andando in Africa, perché la cooperazione internazionale economica finalmente funzioni. Ecco perché dico: papà, su questo tema ti giochi la faccia. Ed è il lavoro che da quando ci fu quella vicenda di aprile, ricorderete, facemmo anche un collegamento con i very normal people nel mese di aprile o di maggio, non mi ricordo, quando ci fu quella vicenda drammatica nel Mediterraneo, noi dicemmo: il problema non è l'Italia lasciata sola, perché se voi volete che noi ce la gestiamo da soli, siamo anche in grado di gestirsela da soli. È l'Europa che, se non fa una strategia comune, viene alla fine sconfitta. E sta accadendo esattamente questo. Mi sembra che Angela Merkel e gli altri leader abbiano finalmente capito che questa è una priorità assoluta per l'Europa. Spero che gli atti siano conseguenti, quindi durezza seria, rigorosa nella politica di immigrazione, perché non possiamo accogliere tutti. Allo stesso tempo però noi cerchiamo di salvare tutte le vite umane che stanno rischiando di morire, e quindi di conseguenza non chiedete a me o ad altri di essere complici di una barbarie come quella di un massacro di massa. Quello che è fondamentale però è che l'Europa si dia una bella svegliata e finalmente faccia la sua parte. Ecco, attendendo la svegliata, Presidente Renzi, perché davanti alle immagini di cui abbiamo parlato, i 1000 esempi che lei stesso ha fatto in questi giorni, però l'italiano medio sente parlare di rivediamo Schengen, sente che dall'Inghilterra vogliono riscoprire, no, di essere un'isola, anche, voglio dire, con gli stessi membri dell'Unione Europea, italiani compresi, pare ce ne siano troppi. Insomma, l'aria che si respira, francamente, per chi è cresciuto, per chi alle elementari cresceva con le maestre che ti parlavano di sogno d'Europa, non è la migliore aria possibile. Siamo onesti. Noi abbiamo avuto un paio di discussioni molto accese al Consiglio europeo e una volta ho anche alzato la voce, non dico che mi è dispiaciuto perché non è vero, però a un paio di paesi nuovi, membri dell'Unione europea appena arrivati, che dicevano: ah, con questa storia dell'immigrazione l'Italia fa polemica, ci mette una pistola puntata alla tempia. Mi sono esibito in una breve storia dell'Unione Europea per paesi neoentrati, dicendo che se non ci fosse stata l'Italia e se non ci fosse tuttora l'Italia, con tutto ciò che fa, che ha fatto e che farà per l'Europa, quell'ideale sarebbe morto e non sarebbe un ideale ancora vivo, e che quindi prima di parlare del nostro paese si sciacquassero la bocca e avessero attenzione e rispetto per gli ideali che il nostro paese ha sempre espresso. Detto questo, sì, c'è un rischio, il rischio è quello della disaffezione. Dall'altro lato ci sono anche sentimenti che io giudico sbagliati, ma che rispetto, sentimenti profondamente basati sulla paura.
l'idea di far passare un messaggio. Per esempio, si dice che in Italia quest'anno ci sia stato il triplo degli immigrati. In Italia il numero, in Italia inteso come nostro paese, quindi non Europa, Italia, solo e soltanto Italia, il numero degli immigrati quest'anno, degli arrivi dal mare, è lo stesso dell'anno scorso. Lo stesso. Solo che l'attenzione mediatica, comprensibile, e il clima di paura che, comprensibilmente, voglio essere chiaro, una parte del mondo culturale, politico, giornalistico sta anche comprensibilmente cavalcando, crea un clima totalmente diverso. Dov'è che sono cresciuti gli immigrati? Sono cresciuti in Grecia, quadruplicati. Ovviamente tutto ciò che è accaduto, Serbia, Macedonia, Ungheria, anche perché l'Ungheria vuol fare un muro, e quindi è evidente che questo crea problemi maggiori. La Germania ha visto crescere le domande di richiesta di asilo in misura impressionante. Quindi il problema dell'Italia è lo stesso dello scorso anno, ma quello che non è lo stesso dello scorso anno è il problema dell'Europa. Cioè, finalmente l'Europa ha capito che non può essere soltanto il budget, l'austerity. Cioè, io vorrei che tornassimo a vedere nell'Europa un ideale, e per far questo c'è bisogno naturalmente che l'Italia faccia la sua parte, metta a posto le cose, faccia le sue riforme, e contemporaneamente che i nostri amici dell'Unione Europea capiscano che su questa cosa dell'immigrazione occorre avere una politica unitaria, tutti insieme. Si fa il rimpatrio, si fa insieme. Ci sono delle regole di accoglienza, sono le stesse per tutti, e c'è solidarietà anche, non è che qualcuno si prende tutti gli immigrati e gli altri invece fanno il tifo alla finestra. Presidente Renzi, è inutile dire che quando si parla di migranti il termine paura, che lei ha usato più volte, è assolutamente pertinente. C'è molta paura legata al terrorismo, l'idea che in questo flusso incredibile di persone che scappano dalle guerre e dalle povertà. Ci sente, forse, Presidente? Come capita, succede, infatti succede. Stavamo della paura. Esatto, della paura legata ovviamente a questo flusso di migranti, paura terrorismo, paura che in mezzo a questi disperati che scappano dalle guerre o dalla povertà estrema ci sono dei terroristi. Insomma, leggevo ieri che addirittura adesso la torre di Pisa ci verrà messo un metal detector perché è considerato un obiettivo sensibile. Gli italiani hanno paura. Questo tema della preoccupazione sul terrorismo è evidente. In tutto il mondo si susseguono attentati. Vorrei tentare di essere molto 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 serio. Guardate che questo tema del terrorismo ha sempre accompagnato il nostro paese. Prima c'era il terrorismo interno. I miei genitori, la generazione dei miei genitori, andava all'università e aveva paura degli scontri, o magari i giornalisti di 20 anni o 30 anni fa o 40 anni fa avevano paura di essere gambizzati o uccisi dalle Brigate Rosse o da altre forme di terrorismo. Quest'anno, questa stagione, questo periodo, c'è una minaccia molto più grave per alcuni aspetti, se si può fare una classifica della gravità. È il terrorismo internazionale. Colpisce a Parigi, colpisce a Copenaghen, colpisce a Bruxelles, colpisce a Tunisi, colpisce in tutto il mondo, colpisce a New York con le Torri Gemelle. Allora, il problema del terrorismo, che è una minaccia globale, non va sottovalutato. L'idea che il terrorismo passi attraverso l'immigrazione di massa con i barconi è una ipotesi, ovviamente, su cui lavorano gli inquirenti, è giusto non abbassare mai la guardia. Non è considerata la strategia prioritaria delle realtà terroristiche, che preferiscono infiltrarsi in altro modo. Dall'altro lato è vero, sono accaduti anche fatti di cronaca. Uno è accaduto un anno fa a Terni, uno è accaduto qualche giorno fa a Catania, che hanno visto coinvolti degli immigrati e che quindi di conseguenza hanno rilanciato a maggior ragione la preoccupazione e la polemica. Io non voglio sottovalutare queste vicende, non voglio nemmeno mettermi adesso qui a dire che non c'è nessun problema, non c'è nessun pericolo. Non è vero, non è così. Siamo in un mondo globale, un mondo interconnesso, c'è un rischio che riguarda tutti i paesi occidentali, e quindi noi siamo molto attenti, facciamo intercettazioni, facciamo verifiche, andiamo a cercare di controllare le persone a rischio, facciamo costantemente delle operazioni di polizia, talvolta vengono valorizzate dai media, talvolta no. La partita non è semplice. Quello che voglio dire però è che questa vicenda qua riguarda tutto il mondo occidentale, e che i terroristi talvolta, non riuscendoci a farci morire come vogliono loro, vorrebbero farci vivere come vogliono loro, nella paura, nella preoccupazione, nel terrore. Allora io dico, di fronte ai problemi, responsabilità, serietà, linea dura,
chi sbaglia deve pagare tutto fino all'ultimo giorno. Contemporaneamente però non perdiamo noi stessi, continuiamo a vivere. Ci avevano detto di non fare l'Expo per la minaccia terroristica. Se dovessimo vivere così non dovremmo più fare niente, non dovremmo più uscire di casa. Allora, essere duri, rigidi, rigorosi, e contemporaneamente però fare di tutto perché l'Italia faccia sentire la sua voce, perché poi per questi ragazzi l'Italia rappresenta un modello, e talvolta dovrebbe rappresentarlo anche per i nostri ragazzi, che sono talmente pieni di gioia, di vita, di la nuova generazione, i diciottenni, i ventenni, che non possono essere semplicemente dipinti come una generazione in scala di grigio dalle nostre paure e dalle nostre fobie. Dunque, attenzione, immigrazione è un tema complicato, la lotta al terrorismo va fatta a tutti i costi, in tutti i campi. Ci sono soldati italiani in Afghanistan in questo momento, ci sono in Libano, ci sono nei Balcani, ci sono migliaia di nostri connazionali che difendono l'idea dell'Occidente, della comunità, direi, centro della comunità internazionale di valori contro una comunità internazionale che invece è fatta di paura, non tanto di Occidente contro altro. Però quello che per me è fondamentale è che l'Italia torni a fare l'Italia, smetta di lamentarsi soltanto, smetta di aver paura. Questo è il punto chiave che poi tiene insieme gli economici, alla ripresa dell'occupazione e anche a un po' di cose che dobbiamo fare noi a casa nostra, perché dobbiamo ancora fare un po' di pulito in realtà della pubblica amministrazione, cosa che faremo con questa legge di stabilità. Una battuta proprio per chiudere il tema paura: quando non riescono, come dire, a arrivare a noi, uso una semplificazione, possono abbattere i templi, come nel caso di Palmira. Ecco perché, per esempio, uno degli eroi del nostro modo di vivere, in generale l'eroe del mondo di quest'estate, è certamente l'ex archeologo di Palmira, Khaled Assad, che pur di non rivelare ai macellai dove avesse nascosto dei tesori, si è fatto ammazzare. Queste sono le persone forse di cui dovremmo parlare di più, anche ai nostri ragazzi, Presidente. Gente che non ha paura. Abbiamo fatto... sono d'accordissimo con lei, Giuliani. Noi abbiamo fatto l'Expo, l'evento più importante dell'Expo per me non è stato le visite dei leader internazionali, ma quando abbiamo riunito i ministri della cultura, voi ricorderete, c'erano le immagini di Palmira dietro, e abbiamo dato questo messaggio. Noi dobbiamo tornare a credere che i nostri valori sono valori fondamentali. Certo, ci può essere, lei li chiama macellai, qualcuno che vuole distruggere ciò che siamo, e noi dobbiamo essere in condizioni di difendere quanto di più prezioso abbiamo, e credo che l'esempio che lei ha fatto sia un esempio molto bello. Io voglio portarla a questo punto a parlare della scuola, argomento caldo anche via SMS. Tanti lavoratori della scuola, precari, delusi, ci hanno scritto. C'è molta attesa per questa buona scuola messa in atto. Precariato, docenti, personale ATA, insomma, cambierà qualche cosa in meglio? È cambiato? È iniziato a cambiare. Per decenni c'è stata la creazione di precariato. Ogni anno si creavano nuovi precari. Noi abbiamo detto, iniziamo a mettere un punto fine, un punto definitivo a questa vicenda, iniziamo ad assumere persone. Ovviamente nelle assunzioni poi c'è sempre chi non è contento perché deve spostarsi di qualche chilometro, perché è assunto magari non quando sperava lui, quindi ci sono tante polemiche, le abbiamo viste sulla buona scuola, però la legge che ha fatto l'inizio della riforma non è che un inizio. Ci saranno 1642 cantieri che termineranno entro il 10 settembre, che vedranno dei genitori riportare i ragazzi a scuola a partire dai prossimi giorni in ambienti rinnovati. Ce ne sono 1642, sono 940 milioni di euro che abbiamo preso dalla BEI, Banca Europea degli Investimenti, abbiamo preso un mutuo particolare, stiamo dedicando dei soldi ulteriori nei prossimi mesi perché ci sia più attenzione alla edilizia scolastica. Questo è un pezzo della buona scuola. Aprire delle palestre, fare delle materie in più, spiegare ai nostri ragazzi che è importante la storia dell'arte o la musica o l'educazione motoria, ma anche naturalmente le materie più classiche. Io adoro l'idea che si continui a fare dell'Italia un luogo dove si insegna la matematica, la scienza, certo, ma anche dove si apprezza la bellezza delle lingue che non sono lingue morte del passato. Io credo moltissimo nel valore anche della cultura umanistica come elemento fondamentale del nostro paese. È stata una delle cose che abbiamo messo dentro la buona scuola. Gli asili nido, che ancora sono pochi rispetto alle esigenze del paese, in particolar modo al sud, le scuole materne, le scuole dell'infanzia, sono un altro pezzo di questo ragionamento. Allora, la scuola non si risolve con un click in un mese. Poi ci sono dei problemi
che sono grandi, che riguardano i singoli professori, le carriere dei professori, li rispetto, perché questi professori sono spesso stati presi in giro dalle istituzioni. Gli è stato detto farai l'insegnante, poi invece gli è stato assicurato il precariato. Noi stiamo cercando di dar loro continuità educativa e didattica. Ovviamente poi il punto chiave della scuola, come diceva Don Milani, è quanti ragazzi perde, e quindi dobbiamo fare, non è tanto preoccuparci degli aspetti organizzativi, ma evitare che un ragazzo se ne vada. Allora, la buona scuola non è che l'inizio. Mettiamo dentro la buona scuola parole come merito, valutazione, autonomia. Bisogna abituarci a essere valutati, non soltanto i ragazzi ma anche gli insegnanti. Bisogna abituarsi a dire che c'è spazio per il merito e c'è spazio per stare comunque attento al passo di chi è l'ultimo, di chi non ce la fa, e piano piano cercheremo di rimettere in ordine anche questa vicenda. Poi le polemiche nel mondo della scuola sono sempre naturali e non ce le sfangheremo mai, però è giusto dire che ci sono 100.000 posti di lavoro in più sulla scuola che prima non c'erano, e siccome per 20 anni sulla scuola italiana si è tagliato, mi faccia dire con un po' di orgoglio, con tutti i limiti, che per la prima volta quest'anno ci sono più soldi per la scuola. Poi uno dice ma a me piacevano messi in un altro modo. Per la prima volta l'Italia mette più soldi sui propri figli, e secondo me questo è molto importante, un po' meno sulle istituzioni politiche e un po' più sui figli, sulle scuole. Che autunno sarà in Parlamento, Presidente Renzi? Tra poche ore lei avrà un appuntamento importante con il suo partito a Milano, poi ci sono ovviamente grandi appuntamenti con le riforme, c'è Berlusconi che ha detto non lo aiuteremo mai, il governo, come si vede? Questa non mi sembra una novità, diciamo. Berlusconi non ha mai aiutato il governo in questo anno e mezzo, e devo dire che questo è uno degli elementi dell'indiscutibile successo del Jobs Act e di tutto il resto. L'avessero fatto quando governavano loro, forse oggi avremo molti più posti di lavoro. Vabbè, ma l'abbiamo fatto noi, va bene lo stesso. No, sarà un autunno con tante cose in ballo, perché in questo primo anno di governo un po' di cose le abbiamo portate a casa: la legge elettorale, la responsabilità civile dei magistrati, il divorzio breve. Uno se si lascia, perché deve stare le giornate, le settimane, mesi, anni dietro agli avvocati e alle scartoffie burocratiche? Norme banali, norme più dure sull'anticorruzione, attenzione contro i reati ambientali. Abbiamo fatto molte cose nel primo anno, però c'è ancora molto da fare. Le riforme costituzionali sono sicuramente molto importanti. Fuori dai tecnicismi, la discussione è molto semplice. Noi vogliamo che ci siano meno politici e un po' più di politica in Parlamento, quindi non avere una doppia lettura parlamentare, cioè non avere un Senato che sia il doppione della Camera. Quindi è chiaro, togliere il potere della fiducia da parte del Senato nei confronti del governo, ma anche intervenire per ridurre il numero delle persone che fanno politica e per semplificare i poteri delle regioni, perché queste regioni negli ultimi anni hanno avuto troppi poteri e forse non hanno fatto dei risultati così eccellenti come avrebbero potuto e forse dovuto. Questa è la discussione al Senato. Io credo che però la discussione al Senato sia abbastanza tranquilla sui punti fondamentali. Ci sono degli elementi di differenza, non si è ancora capito se proceduralmente si voterà su tutto l'articolo 2 o soltanto su una parte, staremo a vedere. Il punto chiave è portare a casa il risultato di un paese che funziona meglio e più semplice. E accanto a quello io voglio ancora vedere un po' rotolare qualche poltrona nella legge di stabilità, voglio che ci siano meno aziende municipalizzate. È una cosa allucinante che ci siano in una provincia 7, 8, 10, 15 aziende municipalizzate, che poi servono soprattutto a mantenere il posto all'ex politico di turno, non a servire i cittadini. Quindi metteremo un limite al numero delle aziende partecipate per provincia, metteremo un limite, mi dispiace per i commercialisti che ascoltano, per i commercialisti iscritti all'ordine dei revisori, ai revisori contabili, perché non è possibile avere per ciascuna realtà 3, 5, di solito sono 3 più 2 supplenti, revisori contabili. Manderemo a casa un po' di strutture. Io mi domando a cosa serve avere un'agenzia dei giovani, a cosa serve avere l'ente per il microcredito. Bene avere il microcredito, non l'ente per il microcredito. Faremo molta molta pulizia su alcune realtà delle municipalizzate, su questo abbiamo fatto una legge che ci permette di entrare con la ramazza ancora una volta e far pulito, e poi semplificheremo molto la spesa pubblica. Le faccio un esempio banale, so che parlo di cose che magari non vi aspettate, che non vi aspettavate di cui io parlassi, però noi abbiamo qui tutte le direzioni dello Stato, ciascuno ha una propria
autonomia nel comprare il computer e le spese informatiche. C'ho da comprarmi il computerino, me lo compro. C'ho da prendere il softwareino, il programmino, me lo faccio. Noi centralizzeremo le spese informatiche, è un risparmio nell'ordine di qualche centinaio di milioni, perché non è immaginabile che nel tempo dei big data si continui ad avere ciascuna direzione la possibilità di farsi il proprio programmino, il proprio strumento informatico, che poi magari casualmente quella piattaforma non dialoga con l'altra. Allora, sono piccole cose, mi rendo conto, ma sono centinaia di milioni risparmiati per i cittadini. Ecco, io su questa cosa sono più rottamatore che mai e desideroso di semplificare, perché è vero, ci sono 235.000 posti di lavoro in più, è vero che siamo tornati al segno più sul PIL, ma ancora non mi basta, non ci basta. Noi vogliamo essere il paese guida in Europa, e per farlo un po' di sprechi, tutti gli sprechi vanno tagliati. Possiamo chiudere con una sventagliata di domande e risposte veloci veloci modello tweet, come dicevamo? Provo. Allora proviamo. Come dire, c'è aria dalle parti di Berlusconi, se accetta di toccare l'Italicum lo aiutiamo sul Senato, sì o no? No. Più tweet di così. Ha cinquettato proprio. Ha accetto di toccare l'Italicum, si è fatto ora la legge elettorale. Hanno un'idea della politica come di un immenso monopoli dove si prende sempre la carta a tornare al vicolo corto, senza passare dal via e senza ritirare le 20.000 lire. Cioè, è insopportabile questo atteggiamento. L'abbiamo appena fatta la legge elettorale, l'abbiamo fatta con loro, poi loro hanno cambiato idea. L'hanno votata al Senato e non l'hanno votata alla Camera. Ma mettiamoci d'accordo su qualcosa e parliamo degli italiani, per favore. Basta con questo politichese. Il Berlusconi, in prima maniera, parlava delle questioni degli italiani. Ora anche lui non parla altro che di Italicum, politichese, e vabbè, vedremo. La riforma costituzionale di cui stiamo discutendo l'abbiamo fatta insieme, scritta insieme, e Forza Italia al Senato l'ha votata. Se adesso cambiano idea, spiegheranno perché. Ma se la domanda è sì o no, la mia risposta è no. C'è un tweet chiarissimo. Adesso faccio arrabbiare la persona di cui sto per chiederle. Beppe Sala, candidato sindaco di Milano? Dipenderà molto da lui e dal PD di Milano. A me Beppe piace moltissimo, però fino al 31 ottobre per favore non lo mettete nel mezzo, ha da lavorare, ha da sistemare l'Expo, poi vedremo. Comunque Beppe Sala darà una mano a questo paese in qualsiasi modo deciderà, qualsiasi maglietta deciderà di mettersi. Restiamo in regione. Domenica lei vede Bonovox a Expo, beato, tra parentesi, perché insomma mica l'ultimo arrivato. Sarà precedentemente a premiare il vincitore del Gran Premio d'Italia di Formula 1 o sbaglio? O ricordo male? Sì. Ok. Giù le mani da Monza. Eccolo. È lì che volevo arrivare. Lì volevo arrivare. Cartolina d'Eccleston. Giù le mani da Monza. Quindi Bernie Eccleston. Ma diteglielo, glielo diremo ad Eccleston. La Formula 1 sta in piedi non soltanto per i soldi, cosa che naturalmente interessa gli organizzatori, eccetera, ma anche per dei simboli, per una passione. Monza è uno di questi simboli. Punto. Giù le mani da Monza. Ultimo tweet, Barbara? Ma ultimo tweet, sì, ce ne sono allora, ce ne sono mille. Mi sta a cuore, a proposito di lavoro, la preoccupazione di alcune giovani coppie, contratti di 3 mesi in 3 mesi, come ce la faremo? Beh, però adesso le cose stanno cambiando su questo, perché grazie al Jobs Act l'aumento dei contratti stabili è del 36%. Cioè, che vuol dire? Il Jobs Act nasce proprio per questo, per tentare di dare più stabilità e per avere un minimo di prospettiva di vita. Credo che da questo punto di vista il meccanismo dei 3 mesi più 3 mesi, grazie al Jobs Act, sarà, per chi ancora non lo ha totalmente implementato, finalmente superato. Posso dire però a una giovane coppia che noi abbiamo anche un altro asset in Italia, ed è un asset pazzesco. Noi abbiamo oltre 30.000 immobili. Avete sentito bene, più di 30.000 immobili tra il del demanio, diciamo così, quindi i nostri, del pubblico, dei cittadini, dei veri normal people. Vi rendete conto che se smettessimo di utilizzare, e lo stiamo facendo attraverso un lavoro faticoso che è iniziato da qualche mese, ma che prosegue con ogni giorno goccia che scava la roccia, io ogni giorno rompo le scatole su questi dirigenti, se questi immobili, anziché continuare a spezzettarli, ciascuno a gestirsi il suo, e la caserma se la gestisce questo, e il demanio ma quel palazzo è di Tizio o di Caio, tra le singole istituzioni pubbliche, avessimo finalmente una regia unitaria. Uno,
si potrebbe mettere la parola fine a quello autentico scandalo che sono gli affitti dell'amministrazione pubblica, perché hai 30.000 immobili e hai poi qualche centinaio di milioni buttato via in affitti. Primo punto. Secondo, possiamo liberare per l'housing sociale e per le case in particolar modo di giovani coppie nuove strutture, nuove realtà. Allora, piano piano, passo dopo passo, un pezzettino alla volta, una delle, non è soltanto da eliminare le partecipate, non è soltanto da buttare via, far rotolare qualche poltrona, ma pensate anche a tutto quello che è l'efficienza del demanio, l'efficientamento del demanio, magari con una grande operazione di sostenibilità energetica. Ecco, su queste cose non siamo più all'anno zero, vedo arrivare i primi risultati e credo che i primi a beneficiarne saranno i giovani, in particolar modo le giovani coppie. Ultimissimo promesso. È stato lungo, è un tweet un po' lungo, un post, esatto. No, qui invece sulle coppie di fatto entro l'anno la legge? Sì, molto dipenderà da come andrà la discussione al Senato, perché il Parlamento fa adesso la riforma costituzionale, il Senato discute la riforma costituzionale adesso la ripresa all'inizio di settembre. Appena finito c'è prima del 15 ottobre la legge sulle unioni civili. E poi inizia il percorso della stabilità che inizia il 15 ottobre al Senato, per cui bisogna fare assolutamente la riforma costituzionale velocemente, diciamo entro settembre, poi in quei 15 giorni prima di ottobre tentare di chiudere, o in fine settembre, inizio prima settimana d'ottobre, chiudere rapidamente le unioni civili e poi mandare alla Camera. Dopo decenni di ritardo, questo è un fatto di civiltà al quale non rinunciamo. Presidente Renzi, a nome di RTL 102.5, del nostro presidente Lorenzo Suraci, grazie di aver accettato ancora una volta una lunga chiacchierata su mille temi. Speriamo di aver soprattutto provato a far comprendere a chi ci ascolti, comunque la pensi, ovviamente tante critiche, tanti complimenti eccetera, un po' di più di questo strano ma meraviglioso paese. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi e grazie ancora per Expo, è stato un gesto molto bello da parte vostra e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Abbiamo ancora due mesi, mica è finita. Abbiamo tempo ancora. Vedendo quelle immagini di piene di gente, sono stato tanto bene pensando a tutto quello che abbiamo patito, a tutta la fatica che abbiamo fatto in questi mesi. Grazie, buona grazie. Giornata a tutti.